Dei primi 35,6 milioni stanziati dal governo per l'emergenza idrica, 7,6 riguardano il Piemonte. Attendevamo lo stato d'emergenza che siamo stati tra i primi a richiedere, sottolinea il presidente della regione Alberto Cirio, con gli assessori all'ambiente Marnati, alla protezione civile Gabusi e all'agricoltura Protopapa. È un passaggio indispensabile per intervenire in modo strutturale sull'emergenza che ci sta colpendo in questi mesi, ma anche per limitare il rischio che una situazione analoga si ripeta in futuro. Dunque, i 7,6 milioni destinati in regione serviranno a mettere in campo le opere di somma urgenza per dare respiro alla nostra rete idrica. Ci auguriamo che arrivino al più presto anche le altre risorse per gli interventi strutturali necessari. Solo in Piemonte superano i 100 milioni di euro e che dopo lo stato di emergenza venga riconosciuta anche lo stato di calamità per la nostra agricoltura, che a livello nazionale conta già più di 1 miliardo di euro di danni. Quello della siccità, però, concludono ancora Cirio, Marnati, Gabusi e Protopapa, è un tema che richiede ormai una regia, un'attenzione nazionale, un'attenzione europea ed è per questo che abbiamo chiesto e ottenuto che giovedì questa emergenza sia al centro del dibattito della prossima plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.